Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Partiamo un po' da quello che è avvenuto in settimana. Prima la buona vittoria contro il Bari e poi l'arrivo di Girardino che, se non altro, credo che possa portare anche nella squadra quell'entusiasmo, no? In più, che però deve essere utilizzato bene. Ecco, questo chiaramente sarà tuo dovere cercare di farlo. Sì, è stata una settimana importante innanzitutto. Dalla fine di quella scorsa, dalla vittoria col Bari, sofferta, di gran carattere, vabbè, abbiamo già parlato tanto e quindi andiamo oltre perché oramai siamo proiettati verso la partita di domani. Però poi è arrivato Girardino questa settimana e ha sciolto le sue riserve ed è arrivato con grande entusiasmo, con grande voglia di darci una mano e ha sicuramente portato benzina importante per il gruppo perché oltre a essere questo un gruppo sanissimo si è aggiunta una persona con un grande spessore morale e quindi si è integrata alla grande con il gruppo e questo non può che aiutarci. Certamente servirà l'umiltà fatta vedere nelle ultime settimane anche a Cesena, già ci proiettiamo chiaramente a queste due trasferte che sono due trasferte insidiose, ovviamente parliamo prima della prima, mi dirai tu, però sono due trasferte insidiose perché hanno determinate difficoltà, Castori che è arrivato a Cesena, insomma tante cose. Sì, andiamo a Cesena in un momento particolare del Cesena perché il cambio allenatore era nell'aria, no? Purtroppo il nostro mestiere è un po' così e speravo sinceramente che non fosse Castori il suo sostituto perché Castori a mio avviso è come Mourinho per l'Inter. A Cesena lui c'è questo grande feeling tra Cesena e lui e sicuramente domani lo stadio sarà tanta gente, saranno pronti ad aiutare la squadra ed aiutare questo allenatore che ha fatto la storia del Cesena, del Carpi, dei momenti migliori di queste due società. Quindi è sicuramente una partita difficilissima contro una squadra, a mio avviso, che ha delle buone qualità, che magari non è riuscito a esprimersi nel miglior modo fino a questo punto del campionato, però è una squadra che ha gamba, che ha attacco della profondità, dobbiamo stare molto attenti. È vero che noi dobbiamo fare in modo di evidenziare le eventuali problematiche che ha il Cesena adesso, però nello stesso tempo un episodio può accendere il loro entusiasmo, quindi in questo dobbiamo essere molto bravi, molto attenti e consci delle difficoltà che troveremo domani. Domanda classica, come sta la tua squadra, chi mancherà, chi ci sarà, al di là di Pessina che... Pessina è l'Under 21, e vabbè, questo dà sicuramente lustro, però dall'altra parte ci toglie un giocatore importante per la nostra squadra. Mancherà Giorgi, che però oramai è nella via di recupero e quindi da lunedì si unirà al gruppo, Wande ancora e gli altri stanno abbastanza bene, qualche problema in settimana, quindi abbiamo un po' gestito anche nei carichi di lavoro, compresa l'amichevole di mercoledì, il gruppo che aveva giocato sabato col Bari, però ci sono soluzioni per poter sostituire eventualmente qualsiasi giocatore, perché è una rosa ampia, una rosa di qualità, una rosa di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, quindi in questo senso sono abbastanza sereno. Per Wande quanto ci vorrà ancora? Io penso che per la partita col Perugia possa essere disponibile, quindi questa settimana inizierà anche lui quasi in toto con la squadra, quasi per tutti i tipi di lavoro, tranne lo scontro fisico, per poi essere nella settimana di Perugia a posto, disponibile con la squadra. Ecco. Emergenza, chiamiamolo così, dici che la rosa è ampia, ma l'emergenza a centrocampo rientra Maggiore, però non si è allenato praticamente con voi. Hai anche l'idea, dato che comunque lo provi anche durante le partite in corso, hai idea di cambiare il modulo? Difesa 4, no, cambiare qualcosa? No, come inizio sicuramente no. Ritengo che in questo momento
la squadra non sia ancora pronta per sopportare le due punte e il trequartista, quindi dall'inizio della partita, quindi, ma questa è la mia idea, quindi preferisco iniziare con il mio sistema di gioco che oramai conosciamo molto bene. La squadra si ritrova contro qualsiasi sistema di gioco, anche se domani per la prima volta affronteremo un 4-4-1, quindi tenderanno ad aprirci molto, però abbiamo pensato a qualche cosa per poter fare in modo di non fare troppe scalate che ci farebbero girare troppo da una parte all'altra, e quindi in questo senso cercheremo di ovviare, però partirò ancora col 3-5-2. Tornando un attimo a Gilardino, lei prima ha parlato di un ragazzo che ha doti anche umane molto importanti. Sì. Qual è stata la reazione degli altri giocatori? Penso ad esempio a un giocatore come Mastinu, che si è trovato nel giro di 2 anni da giocare in categorie inferiori ad allenarsi, a giocare, avere come compagno di squadra un campione del mondo. Cioè, quale può essere in termini di stimoli, di sollecitazioni per i giocatori, una presenza come la sua? Quanto può essere importante? Ma deve essere di stimolo, però così come quando arriva un ragazzo del 2000 nel nostro spogliatoio e così come quando è arrivato Gilardino, quando indossi la stessa maglia si è tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, e quindi l'impegno di ognuno, compreso Gilardino, deve essere sempre al massimo. Posso concedere un secondo perché Gilardino ha vinto il mondiale, è un grandissimo giocatore. Detto questo, finisce lì, voglio dire, non ci deve essere, è un compagno di squadra e deve essere considerato tale, però ripeto, il gruppo si è comportato e ha reagito in maniera splendida, quindi in questo senso tutto bene. Qualche parola sulla squadra avversaria, insomma, che avversario ti aspetti, insomma, dal punto di vista, insomma, tattico, nervoso? Ma mi aspetto una squadra, le squadre che vedi di Castori, che sono quelle che lavorano dietro la linea della palla, con attacco da profondità, hanno Jalov in questo senso che ha molta gamba, non essendoci Cacia. Probabilmente giocherà lui come prima punta e giocherà per attaccare lo spazio alle spalle ai nostri difensori. Prevedo una partita non semplice nel trovare soluzioni offensive. Secondo me fondamentali saranno ancora le palle inattive, però noi dobbiamo lavorare con pazienza, dobbiamo avere sicuramente fame nel voler continuare, consolidare i 3 punti splendidi che abbiamo preso sabato, perché in questo senso noi dobbiamo dare un segnale a noi stessi che vogliamo continuare e continuare a far punti dappertutto. Quindi questo sarà sicuramente l'aspetto più importante. Poi dopo sarà una squadra aggressiva, una squadra che non mollerà su ogni pallone, che però arriva da un momento difficilissimo e che quindi qualsiasi situazione negativa la può abbattere. Quindi noi dobbiamo ragionare in quel senso. Le condizioni fisiche di Gilardino? Ma Alberto si è sempre allenato, e ormai lo sapete tutti, un po' da solo, un po' con un gruppo di ragazzi a Forte dei Marmi, però poi giocare a calcio è un'altra cosa, quindi sta bene a livello aerobico, ma chiaramente poi la partita, il movimento, la fase difensiva è un altro sport rispetto a fare corsa diritta, quindi sta abbastanza bene, però non così bene da poter pensare di utilizzarlo dall'inizio, vabbè, impensabile, e neanche un minutaggio molto ampio. Vediamo, viene con noi e poi dopo deciderò. La cosa bella è che Alberto si è calato assolutamente nella parte e già in questi allenamenti la sua comunicazione con i compagni è sempre stata ultra positiva ed è disponibile a qualsiasi tipo di sacrificio serva per portare a casa dei risultati. Thank you.
Vista la velocità di Yalo, probabilmente De Col sarà tra i tre di difesa, immagino. Sì. Confermo che De Col giocherà ancora in quella posizione, che ritengo che possa essere oramai un qualcosa di consolidato. Questo non vuol dire che lui non possa giocare esterno di nuovo, però in questo momento nella mia testa De Col è un centrale difensivo. Cos'è che deve migliorare ancora Vignali per fare il ruolo di quinto come lo vorresti vedere tu probabilmente? La qualità, sicuramente la qualità nel cross quando arriva in fondo, perché poi lui ha grande corsa, grande generosità e quindi arriva sia in fase offensiva che in fase difensiva, ma in fase difensiva serve meno la qualità rispetto a quando arrivi in fase offensiva e devi determinare col cross, con la palla dentro o con la conclusione, perché poi dopo ha un gran tiro. In questo senso deve migliorare, però Luca è un ragazzo che lavora sempre al 110% e quindi ha anche lui margini di miglioramento importanti. Grazie, mister. Grazie a voi.